Bentornati, nuovo appuntamento SOS Arezzo TV. Ritroviamo il nostro Gianfrancesco Chiriconi, bentornato. Grazie, grazie a voi. E Beppe Marconi. Ciao. Allora, ciao. La scorsa puntata di Nero su Bianco eravamo collegati in diretta qui da Via Trasimeno e Gianfranco ci aveva parlato di un call center, vero? Che non è solo call center, penso faccia anche altre attività. Sì, c'hanno anche un'attività qui di verdura, prodotto quasi esclusivamente delle loro parti, sì. Del Pakistan, ci hanno dal coriandolo e là, loro ve lo possono dire meglio, sì, per, sì, quello, sì, che, sì, hanno. Ecco, che cosa fate come attività qui? È come telefonia, sì, e internet e money transfer. Quindi, insomma, servizi utili, no, alle persone che sono venute a abitare da noi. Ci avevi parlato di questa attività come di un fiore all'occhiello, possiamo dire così, della via. Ma io veramente, guarda, qui in questa strada credo che li vogliono bene tutti, perché loro si comportano bene, anzi loro si arrabbiano quando vedono comportarsi male dagli altri. Evidentemente anche fanno parte di quelle persone che si stanno integrando bene con noi. Allora, come vi trovate qui ad Arezzo? Sono bene, Simone. Sì, bene. Da quanti anni avete aperto? E qui sono anno 2000 aperto. Nel 2000, quindi sono già 17 anni. Sì, da 17 anni, sì. C'è anche tuo fratello, vero? Sì. Vi chiamate, dite il nome? Ah, sono Amin. Amin? Salim. Salim. Allora, e com'è questa zona qui? Questa zona bene, sì. Qualche volta, sì, per normale, noi sono quando vede qualcuno, dici che per favore lascia questa zona, non scappa. Noi, certo, non voglio questa zona casino. Cioè, quando vedi qualcuno che non ti piace, diciamo, sì, che fa qualcosa che tu sai che non va bene, sì, noi dici che via questa zona, no? Ecco, quindi sapete un po' chi sono queste persone? Cioè, si dice in giro, lo sapete? No, tanti drogati, c'è, cioè, la droga qui. Sì, drogati, per no, quando noi sono guarda, loro non stanno qui, in questa zona, tranquillo. Sì. Sì, qualcuno, quando c'è buio, un'altra cosa, noi tutto tranquillo qui. Voglio anche tranquillo noi tutti, che questa zona, noi siamo questa nostra casa, e così noi voglio anche qui come casa. 17 anni solo noi qui, quando c'è qualcosa è normale, non sta uno giorno anche si può. È una vita, è così, 17 anni. Da dove venite? Da Pakistan. Da Pakistan, sì. Pakistani. Beh, insomma, è un bel esempio, no? È un bel esempio di integrazione, e questo è molto importante, è così che dovrebbe essere effettivamente. Loro vengono da paesi in cui c'erano delle problematiche, sono venuti in Italia, devono essere accolti, si stanno dando da fare perché alzano la loro vita, mi sembra giusto che vengano accolti come si deve. Hanno anche rispetto per la nostra religione, loro fanno il loro Ramadan, tutte le loro cose, però rispettano la nostra religione. Ti posso dire che uno di questi ragazzi che vengono qui da loro per fare così il call center o altro, anche per passare 5 minuti, proprio l'altra sera mi diceva che lui dice: ma voi siete molto devoti alla Madonna. Dico sì. Dice: io sento molti che la bestemmiano, mi fanno arrabbiare. Dice: perché? Un ultimo pensiero, cosa ne pensi? Sai che ci sono questi atti terroristici che stanno avvenendo un po' in Europa, no? Voi come li vedete guardandoli dalla televisione? E noi anche visto giornali, anche televisione, per noi non piace questa, che noi anche qualcuno viene altro, sì, che fa qui terrorismo, perché noi sono non venuto per terrorismo qui, no? Se qualcuno non funziona testa, perché non va bene questo. Poi la nostra religione non dice che tu vai a casa di bombare questo qualcuno che... C'è proprio niente. Non è religione, non c'è, no, niente. No, religione non c'entra niente, religione non dici così. Fa comodo. Se qualcuno dice che religione dici questa sbaglia. Si copre con queste cose, allora. Si copre con la scusa della religione, però in effetti la religione sicuramente non c'entra niente. Bene, complimenti. Grazie. Complimenti per la vostra attività, sì, 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 e grazie. Speriamo che, insomma, continuate qui a stare con noi. Sì, sì. Good luck. Good luck. Ah, perché si chiama, sì, good luck. Sì, good luck. Buona fortuna. Sì, sì. Grazie. Grazie. Ah, c'è un cliente. No. Sono semplicemente un italiano. Un italiano, sì. Ma non ho molto mica da dire. Io li conosco da parecchi anni e sono gente molto per bene, molto brava. Qui quando vengo qui non ho mai avuto nulla da dire su di loro. Anzi, al contrario, sono molto accoglienti.
Non ho proprio, non saprei che altro aggiungere perché mi sembra di aver detto tutto. Bene, grazie, grazie e buona serata. Senti, ti dico questo, io sono un po' di anni che a Natale gli portavo un panettone e una Coca-Cola, perché loro non bevono alcolici. L'anno scorso, dopo che ne avevo portato, loro me ne hanno portato un altro con una cosa d'aranciata. No? Allora quest'anno, cosa ho fatto? Ho aspettato l'ultimo momento perché loro non me lo riportassero. Mi hanno fregato, sono arrivati prima loro. Capito? Allora io gli porto e poi loro me lo riportano a me. Pensa insomma come sono. Vicino italiani qui, hanno così animali, tabacchino qui, tutti contenti noi. Questa è una festa a Natale. Sì. Noi rispetta, noi, quella di Franco, dato panettone, che una festa, quella che noi accettiamo, no? Che Gesù, Israele, salam, nato questo giorno, no? Noi anche lo sa tutto questo che è nato, per questo noi rispetta, anche mio paese Pakistan, forse sono qui a meno festa questa in Italia o altra Europa. In Pakistan si vede sono più bello modo fanno questa festa. Grazie. E ora mi hanno detto che vogliono venire a vedere no, lì al Duomo quando c'è la Madonna del Conforto, vogliono venire a vedere, ce li porto io, li faccio vedere. Una bella gente. No, ciao. Sono bravi. A domani. Ciao.